Questo è il terzo e ultimo incontro. Sarà un incontro più denso rispetto agli altri, perché questa volta farò meno discorsi teorici e più dimostrazioni pratiche. Nello specifico, durante questo incontro vedremo come realizzare un negozio online, partendo da ciò che abbiamo già visto nei primi due incontri. Allora, cominciamo con definire appunto cosa faremo, ma soprattutto il perché. È ovvio che fare un sito può richiedere giorni, settimane, al limite anche mesi di lavoro. A noi qui non interessa in questo incontro vedere tutti i singoli passaggi di su come si realizza uno specifico sito, ma capire la logica con cui si lavora con Google. I prerequisiti. Qui c'è un'anteprima, vediamo l'anteprima di quello che realizzeremo. Realizzeremo esattamente questo sito che state qui vedendo, passaggio per passaggio, partendo da un'installazione standard di Joomla. Faremo un sito, un negozio di articoli per sportivi, in questo caso di integratori alimentari. Vedremo, c'è il logo, vari menu, il catalogo, la possibilità di acquistare online. Dove siamo rimanda a Google Map, la pagina su Facebook, il tasto cerca, dove cerca permette sia di cercare articoli all'interno del sito sia cercare i prodotti in vendita, la pagina contatti per mandare un'email e vari menu sulla sinistra, più una parte in basso che qui non si vede perché nella schermata non entrava. Ancora un'anteprima, qui si vede la pagina del catalogo. Ho inserito tre categorie di prodotti scelte da me solo ad esempio e i primi tre prodotti mi sono venuti in mente. Qui vediamo questa è la pagina di acquisto. Ho indicato due prodotti, viene fuori il totale, è possibile procedere all'acquisto e questa è la pagina su PayPal con il conto dove è possibile acquistare. Questo per far vedere che è un esempio reale, non è un esempio ipotetico, ma ovviamente tutto ciò che ho scelto è solo ed esclusivamente a scopo didattico. Ho fatto certi tipi di scelte perché è più semplice per il tipo di argomentazione che voglio fare oggi. Prerequisiti sono il primo e il secondo incontro. Nel primo e il secondo abbiamo visto come si installa Joomla, in particolare nel primo, nel secondo avevo risposto ad alcune domande, dubbi, eccetera. Se qualcuno non ha ancora installato Joomla è invitato magari a rivedere le slide dei primi due incontri. E poi avere un minimo di confidenza con l'area amministrativa di Joomla. Questo è quello che per sommi capi si è visto l'altra volta e questo è un aspetto su cui vi potete solo esercitare da soli. Le cose fondamentali sono quelle che già vi ho fatto vedere e infatti useremo di nuovo esattamente le stesse cose. Qui ho messo un paio di precisazioni in forma di domanda. La prima domanda è perché ho scelto di fare delle slide piuttosto che fare una dimostrazione qui dal vivo. La prima risposta è innanzitutto per motivi di tempo, perché non è assolutamente pensabile fare un negozio online in circa un'ora e mezzo che è il tempo che abbiamo qui a disposizione. Per cui io l'ho fatta a casa e qui faccio vedere i passaggi più significativi tramite slide. Poi ovviamente le slide rimangono, sono consultabili da casa e non ultimo il fatto che ci possono essere sempre degli inconvenienti tecnici, quindi ho preferito evitare di correre il rischio. La seconda cosa importante è che, visto che dopo questo non ci saranno altri incontri, ho scelto di darvi la possibilità di scaricare nel vostro computer tutto il sito d'esempio che qui vi farò vedere. Al link che vi ho riportato è un link temporaneo in attesa che Ludo o chi altro possa mettere sul sito del Guru at Work il file in questione.
Scaricando quel file è possibile installare sul proprio computer esattamente il sito che ho creato per questa dimostrazione. Lì c'è il link completo alla pagina con le slide e video che prima ha fatto vedere Ludo. L'utilizzo dell'installer è molto simile ad un'installazione di Joomla e questo lo vedremo solo alla fine. Allora, per creare un sito bisogna capire da dove partiamo e poi come prepararlo, come preparare proprio la struttura di base. Noi partiamo da un'installazione standard di Joomla esattamente come abbiamo visto nel primo incontro, è proprio quella, non c'è nulla di diverso. Nelle prossime tre slide vediamo alcuni preparativi di base di quando si vuole creare un sito. La prima cosa, ovviamente, è togliere tutti i contenuti di esempio che non ci interessano ed eventualmente personalizzare quelli che invece desideriamo mantenere. Il testo non si legge benissimo, comunque. Questa icona con il cerchiettino rosso significa che ho cliccato qui per togliere dal sito questo articolo. Quindi tutti questi sono articoli che io non ho rimosso, semplicemente ho sospeso e non vengono più mostrati. C'erano anche altre voci e qui credo di aver tolto tutto perché nella parte degli articoli non c'era nulla che desiderassi mantenere. Sì, qui ho indicato il fatto che ho cliccato su sospendere. Poi, queste invece sono le voci di menu. Voci di menu che in parte mi interessa mantenere e in parte no. Chiaramente la home mi serve ancora. Il tasto cerca è particolarmente utile, specialmente nel caso in cui uno voglia fare un negozio, si può magari... uno può cercare gli articoli e anche la pagina contatti che andrà personalizzata, però è utile. Tutto il resto non mi interessa, quindi l'ho sospeso. Nel sito c'erano due menu. Il menu principale, che era quello con tutte le voci che avete visto prima, più un altro menu in alto dove c'era scritto solo home e joomla.org. Se torniamo un momento indietro lo rivediamo. Praticamente questo è il menu principale e questo è il top menu. Il link di Joomla non mi serve, per quello tolgo e lascio solo il tasto home. Fatti tutti questa pulizia, questo è esattamente lo stesso sito di prima, ma ho tolto i contenuti d'esempio. Quindi questa è proprio la prima cosa di base quando vogliamo iniziare a preparare un sito. La seconda cosa è stabilire che aspetto grafico vogliamo. Questo prima ancora di tutto il resto, cioè prima di creare il sito definiamo quella che sarà la struttura del sito, come vogliamo il sito. Vi avevo fatto vedere nel secondo incontro che la struttura grafica del sito è definita tramite template. I template possono essere cambiati, possono essere personalizzati. Allora, andando sul sito di joomla.it c'è un bel link template ed è possibile sfogliare tantissimi template gratuiti, perché la community italiana di Joomla ha scelto di riportare in quella pagina soltanto template liberamente scaricabili. Template che possono divisi in base alla versione di Joomla, a noi interessa la 2.5 e fatti eccoli qui. C'è un'altra pagina dedicata a template per Joomla 1.5 di cui comunque noi non ci occupiamo. Allora, io ho iniziato a sfogliare questi template. Ho cercato a gusto mio un template che mi piacesse e soprattutto un template che fosse semplice dal punto di vista strutturale, in maniera tale, tra poco, da poterlo analizzare e capire qual è la logica dei template.
ho scelto un template che ha questo nome, Masterbait251, ok, si chiama così. Questa è un'anteprima del template, ha una struttura molto semplice. Lo scarico, lo salvo, vedo che la licenza è CC, cioè Creative Commons, che significa che fondamentalmente sono libero di farne l'uso che voglio, fermo restando i termini della licenza. In questo caso possiamo usare comunque questa licenza non ha nessuna limitazione per gli usi di tipo commerciale, se no ci sarebbe scritto no commercial o qualcosa del genere, quindi possiamo usarla per fare il nostro sito di commercio elettronico. Bene, l'ho installato dal gestore estensioni che si trova nel menu di amministrazione di Joomla. Compare per ultimo, io clicco qui, compare la stellina, questa stellina sta a indicare che questo è il nuovo template definito per il sito. Notate la differenza tra sito e amministrazione, a noi interessa solo la parte del sito. Subito dopo l'installazione il sito appare in questa maniera. Non è esattamente come l'anteprima che vi ho fatto vedere all'inizio, questo è un tipo di grafica che secondo me non va bene, perché c'è un menu principale qua giù nella parte bassa nera che non è ben posizionato, c'è un logo vuoto, c'è questo spazio bianco, insomma ci sono dei ritocchi da fare. Lì pongo la domanda, ecco come appare il sito adesso e ora cosa facciamo? Quello che facciamo adesso è proprio uno studio specifico del template. Quello che vedremo adesso vale anche per gli altri template, pur con le loro differenze, ma è un modo di operare per capire la logica di come vengono posizionati gli elementi in un sito Joomla. Qui riporto alcuni concetti chiari. Il template è il cuore di un sito Joomla, è lo scheletro sul quale si formano tutte le pagine del nostro sito. Ed è questo il motivo per cui ho scelto di partire subito dal template. Poi, in ogni area del template ci sono zone dove è possibile posizionare gli elementi del sito. Quindi noi immaginiamo il nostro sito internet come una serie di box. Ogni box, ogni scatolina contiene un contenuto, questo contenuto può essere il menu, può essere la pagina di ricerca, può essere un articolo, può essere il link alla cartina su Gmail che indica dove siamo, può essere qualunque elemento del sito. Questo elemento del sito può essere posizionato in una specifica posizione del template, ogni template ha le sue posizioni, alcune hanno lo stesso nome, altre no. Nel caso dei template che ho scelto qui sono molto semplici perché si chiamano left, right, posizione 0, 1, 2, 3, eccetera, fino a 7. Dopo le vediamo più nel dettaglio. Dal gestore template clicco su opzioni, qui non si vede la schermata, comunque la trovate quando andate in gestione template, e tra le opzioni c'è questo anteprima posizioni modulo. Questa è una possibilità che mi serve per vedere esattamente tutte le aree del template. Di default è disabilitata e io qui ho scelto di abilitarla. Sulla schermata che compare quando vado nell'anteprima del template ci sono scritte piccine le zone del sito. Dovendo proiettarle sapevo che non si sarebbero lette, per cui l'ho riportate con un testo bello grosso ed evidente. Ma ciò che ho riportato qui è esattamente ciò che è scritto in questi piccoli box, anche se si leggono a malapena. Allora, fermo restando che ogni template ha le sue zone che possono essere viste con questo metodo, io qua, aprendo il template, vedo il nome delle varie zone
della grafica del sito. Ovviamente questa è la zona del logo, infatti non l'ho neanche riportato. La sua fatica si legge, c'è scritto il mio primo sito, è un testo bianco su uno sfondo abbastanza chiaro, infatti anche questa è una cosa che poi dopo cambieremo. Dove c'è home è posizione 1 e così via. Potete leggere voi stessi tutte le varie posizioni disponibili. Prima ho detto, ci sono dei box dove possono essere messi i contenuti del sito. Nello specifico, questi contenuti poi sono i vari moduli che compongono il sito. Dopo lo vediamo più nel dettaglio. Nello specifico adesso, visto che queste sono le posizioni, allora, secondo, sì. Questo è esattamente il sito così come è adesso, è quello che abbiamo visto prima, subito dopo l'installazione del template. Io semplicemente ho ripreso le posizioni che avevo visto prima nell'anteprima del template, ce l'ho messa sopra le scritte per vedere quali sono queste posizioni. Sono quelle esattamente che vedete, e nello specifico ci ho riportato più in basso dove sono posizionati i vari moduli del sito, quindi cerchia posizione 0, top menu, praticamente è top menu solo il pulsante attualmente dove c'è scritto home, è questo qui, questo è il top menu, è in posizione 1 e così via. Allora, quello che io farò adesso sarà cambiare le posizioni dei vari componenti del sito in una maniera che ritengo graficamente più opportuna. Notate qui questa posizione 7 che era completamente a destra, siccome però qua c'erano anche 6, 5, 4 eccetera completamente vuoti, la posizione 7 è slittata completamente a sinistra, almeno nel caso di questo template, magari con un altro template non sarebbe successo. Allora, vado in gestione moduli di Joomla, quindi siamo nell'amministrazione. Nell'amministrazione vedo di nuovo tutti i vari box, tutti i vari contenuti del sito, esattamente quello che abbiamo visto prima, cerca, top menu, percorso dove c'è scritto 6 qui, freccettina home, oppure 6 qui, freccettina cerca. Banners non c'è perché è disabilitato, menu principale, eccetera. Queste sono le posizioni che di default Joomla mette e sono posizioni esattamente identiche a quelle che io ho visto prima in maniera grafica. Quello che io posso fare è aprire, fare clic tipo su cerca oppure su top menu, mi si apre la schermata relativa al modulo e tra le cose che posso fare posso cambiare esattamente la posizione. Uno o più moduli possono essere messi nella stessa posizione, in questo caso in base all'ordinamento interno verrà messo prima uno o prima l'altro. Faccio le mie modifiche che qui non ho riportato, vi ho spiegato il metodo, poi ovviamente non è importante dove io ho scelto di posizionare i singoli elementi e vediamo che adesso il sito si presenta in una maniera decisamente più adeguata. Ad esempio questo che è il menu principale, che prima era qua giù in basso, non si vedeva nemmeno, era in questo box nero, l'ho spostato lassù in cima in posizione 1, il login l'ho fatto salire e così via, ho spostato i vari elementi in una maniera più congeniale. Questo è il confronto tra prima e dopo. Quindi il template è esattamente lo stesso, io vado in gestione moduli, cambio le posizioni. In generale, d'ora in poi, quando io uso un template, so che ho delle posizioni disponibili, le guardo nell'anteprima, vedo quali sono le posizioni di cui dispongo e vedo come posizionare gli elementi. Questa è la maniera con cui graficamente si gestisce un sito su Joomla.
Ovviamente non basta questo, è necessario fare alcuni ritocchi, è necessaria sempre un minimo di personalizzazione sull'aspetto grafico del sito. Ora, le prime cose che qui faccio vedere sono, diciamo, ovvie. La prima cosa è andare nella configurazione globale del sito e dare un nome al sito. In questo caso GagaSpot, avrei potuto scegliere un qualunque altro nome. Poi vado in gestione template e ogni template ha le sue opzioni. Nel caso di questo template, che è proprio minimale, c'è un'opzione per il logo e altre opzioni che qui non si vedono, però tra poco vedremo un'altra opzione importante. Quello che ho fatto è stato generare il mio logo, che tra poco vedremo, che avete visto nell'anteprima. Poi ho indicato il file, poi vado su seleziona e lo carica. L'altra opzione che non si vedevano, perché rimanevano sotto rispetto alla schermata di prima, sono la larghezza del template. Questa è la larghezza nella pagina. Se comincio a mettere tanti elementi in una pagina, può darsi che non c'entrino tutto, allora ho bisogno di aumentare la larghezza. Larghezza che si misura in pixel. Non mi soffermo adesso su queste unità di misura. Diciamo che per un sito oggi 900 pixel di larghezza sono ragionevoli, ma si possono anche aumentare a sufficienza. Per rendervi ancora meglio conto, se guardate questo computerino, la base qui è di 1024 pixel. Quindi se il sito diventa più grande di 1024 pixel come larghezza, nel mio monitor non c'entra. Attualmente la videoproiezione di questo corso è alla risoluzione di 800 pixel di base e 600 per altezza. È una risoluzione bassissima che non si usa più praticamente, si usa solo quando c'è da fare delle proiezioni, videoproiezioni. Ora qua vi volevo far vedere due opzioni particolari, ci dà questo template. Una è Pathway, si potrebbe anche chiamare Breadcrumbs, oppure in italiano posizione. È praticamente la scritta sei qui home, sei qui cerca, sei qui catalogo, eccetera. Questo serve all'utente per avere sempre un'indicazione in quale parte del sito si trova. E questo l'ho lasciato sul sito perché io voglio ci sia. Backlink. Backlink significa, di default era sul sito, significa che nella pagina del mio sito ci viene messo un link all'autore del template. Praticamente l'autore del template ci sta dicendo: ok, io ti do la possibilità di usare gratuitamente il mio template, ma tu mi vuoi fare pubblicità? Non siamo obbligati, e ho messo sul no. Chiaramente questa è una cosa che volta per volta andrebbe vista in base, in maniera precisa, al tipo di licenza con cui viene dato il contenuto. E ora scusate, ma ho bisogno di bere. Ogni template avrà le sue opzioni. Più opzioni ci sono, alla fine è meglio per noi, è perché tutto quello che non è personalizzabile direttamente tramite le opzioni sarà sì personalizzabile, ma intervenendo direttamente sul codice HTML, CSS e al limite anche PHP, di cui ho detto nella prima lezione che non ci occuperemo in questo corso, perché richiederebbe un corso a parte. Comunque tra poco vedremo un paio di personalizzazioni semplici, molto semplici, che sono fatte andando a intervenire esclusivamente sul codice CSS, cioè sul foglio di stile di questo template. Vedremo un esempio, questo però richiederebbe un corso a parte, vi dirò poi anche un paio di guide. Sarà solo un modo per rendervi conto che comunque, se uno è in grado di leggere e scrivere un pochettino di codice per fare piccole personalizzazioni, è meglio. Andiamo avanti.
Allora, sì, poi qua sono andato di nuovo in gestione moduli. Io prima avevo lasciato, vi ricordo com'era messo prima, torno indietro, così capiamo meglio il senso. Ecco qui. Qui praticamente c'è la barra per cercare, qui anche se si legge male per via della videoproiezione sta scurendo parecchio il testo, qui c'è scritto cerca e qui c'è scritto di nuovo cerca. Non ha senso perché andrebbe scritto una volta sola. Allora vado in gestione moduli, andato troppo avanti, no, eccolo qua. Vado nella gestione di questo modulo, del modulo cerca, e dove c'è mostra titolo gli do nascondi. Quindi evito che compaia due volte la scritta cerca. Questo è finalmente lo scheletro definitivo del sito, dove c'è un logo, dove ci sono tutti gli elementi di prima. Però ci sono ancora delle cose che andrebbero sistemate, tipo quella scritta lassù in cima, questa qui, Galga Sport, non si legge quasi per niente. E questa non è personalizzabile con l'opzione del template. E qui andremo a intervenire direttamente sul CSS. Allora, l'altra volta al termine del secondo incontro, nel rispondere ad una domanda, avevo fatto vedere come è possibile vedere i fogli di stile e codice associati ad uno specifico elemento del sito. Questo che mostro qui è un modo di operare valido con Firefox, credo che Chrome abbia qualcosa di molto simile e non so dirvi di più riguardo agli altri browser. Quindi io so fare. Con Firefox ho cliccato con il destro sulla scritta Galga Sport, mi compare questo menu e poi clicco su Analizza elemento. Fatto ciò mi compare all'inizio questa schermata che vedete qui, ma senza questo pannello di destra. Poi clicco in basso, qua giù in basso, qui c'è scritto stile. Clicco su stile e mi compaiono tutte queste scritte. Anche senza aver mai studiato i CSS, è evidente che dove c'è scritto font size, questo vuol dire dimensioni del font, 18 pixel. Il pixel è di nuovo l'unità di misura che si usa per la creazione dei siti. Poi qui c'è scritto colore. Questa serie di numeri vuol dire bianco. Si possono usare anche direttamente le parole inglesi per i colori, red, green, black, eccetera. I colori si possono esprimere anche in maniera numerica, però ora non ci addentriamo sul perché di questa cosa. E questi indicati qui fondamentalmente sono dei margini. Allora, io cosa faccio adesso? Con Firefox, visto che ho capito che queste impostazioni si riferiscono alla scritta Galga Sport lassù in cima, provo a modificare questi valori e vedere cosa succede. Notate che nel sito non cambia nulla, cioè cambia solo la visualizzazione per me, perché io non sto intervenendo sul sito, io sto intervenendo solo su Firefox, quindi tutto ciò che faccio sarà solo temporaneo e non andrà minimamente a intaccare il sito. Allora, faccio queste modifiche. Prima c'era font size 18, ci ho fatto doppio clic, a posto del 18 ci ho messo un 30, è diventato più grosso il testo. Qua c'era color, tutta una serie di scritte, c'era 255, 255, 255, quei tre numeri volevano di bianco, ho tolto tutto e ci ho scritto semplicemente green. Dopo ogni valore ci vuole un punto e virgola, infatti c'è green, punto e virgola. Poi qua c'erano queste immagini, ho levato tutto e ci ho messo 0 pixel, punto e virgola. Ecco che la scritta lassù in cima è diventata decisamente più leggibile. Poi, cliccando qui, Firefox mi dà la possibilità di inserire dei parametri aggiuntivi. Allora guardate. Chiaramente, per sapere cosa inserire, è necessario studiare CSS. Questo è solo un esempio. Text transform, trasformazione testo, uppercase, gli sto dicendo, lo devi mettere tutto in maiuscolo. Eccolo lassù. E infatti ora si vede molto meglio.
Font weight vuol dire grassetto. Con queste poche modifiche vediamo che il nome del sito è più leggibile, più adeguato. Ci annotiamo da una parte, anche su un foglio di carta, quelli che sono i nuovi valori che vogliamo associare al titolo, e ora, visto che siamo soddisfatti, vogliamo però inserirli davvero nel sito, se no appena ricarichiamo la pagina ritorna come era prima. Torno nella gestione template di Joomla. Per ogni template ci sono associati tutta una serie di file. Io ho scelto questo template anche per un motivo, che c'ha un solo foglio di stile che si chiama template.css. Ci clicco e ho la possibilità di modificarlo tramite l'interfaccia grafica messa a disposizione da Joomla. Qui vedete, scorro la pagina, trovo la scritta, eccolo qua, font size 18, testo bianco, quel testo di prima, 255 eccetera, sono numeri, qua me le fa vedere come lettere, FF vuol dire 255. Scrivere così, scrivere quel numero, scrivere bianco in inglese è esattamente la stessa cosa. E queste sono le immagini che abbiamo visto prima. Io chiappo questo e lo sostituisco con quest'altro che è esattamente ciò che avevo scritto prima su Firefox. Non ci dedico altro tempo, questo era per darvi solo un assaggino di come è possibile modificare la grafica del sito oltre le opzioni che sono fornite insieme al template. Andiamo avanti. Qui faccio vedere la modifica. Come vedete è una modifica importante, perché da una parte ci sta un testo e non si legge per niente, e dopo invece il testo è decisamente leggibile. Qui vi ho indicato un paio di siti dove potete trovare, nel primo in italiano e quell'altro in inglese, delle guide allo studio dei CSS, per chi desidera approfondire questa cosa. Lo studio dei fogli di stile, cioè dei CSS, inevitabilmente comporta anche di avere delle conoscenze di base di HTML. Sugli stessi siti trovate anche delle guide all'HTML. Chi vuole fare siti internet, se ha questo tipo di conoscenza, ha veramente una marcia in più. Abbiamo finito a questo punto la gestione dell'aspetto grafico del sito. Adesso passiamo all'inserimento vero e proprio dei contenuti. Prima di creare il nostro negozio con il catalogo, quantomeno ci vorremmo presentare. Quindi, chi siamo? Allora vado nella gestione articoli, scrivo un articolo, lo chiamo chi siamo. Notate che ho messo categoria non categorizzato. Prima c'erano tutte le c'era come unica categoria nel sito di esempio notizie, se vi ricordate dalla volta scorsa. Noi in questo caso non faremo nessun menu con specifiche categorie di articoli, perché in questo sito di esempio non è necessario. Poi chiaramente se si tratta di un sito complesso dove magari vogliamo inserire decine e decine di articoli, allora avrà senso una suddivisione in categoria. Comunque qui non si categorizza nulla, però mettiamo in evidenza sì. Quindi vogliamo che nel sito questo articolo sia in evidenza, cioè compaia nell'home page. Questo vuol dire in evidenza. Ci sono altre opzioni, ovviamente accesso public, perché tutti devono poter vedere chi siamo. Poi vado giù, comincio a scrivere l'articolo. Scrivo il titolo, il sottotitolo e ci metto l'immagine. La volta scorsa uno di voi ha chiesto come si può vedere la corrispondenza tra ciò che inseriamo lì e ciò che poi verrà effettivamente visualizzato sul sito. La mia risposta è stata: in linea generale dovrebbe rimanere uguale il testo, ma in realtà a seconda dei casi può cambiare in base al template, e questo è esattamente ciò che accadrà adesso. Perché? Guardate qui come ho scritto il titolo e guardate come adesso compare.
eccolo qua, è sempre quello, perché nel template c'è un foglio di stile associato ai titoli. Quando io ho inserito, torno indietro, quando io ho inserito questo titolo, qui non si vede, ma quando ho selezionato la frase, no, si vede, sì, scusate, si vede. Vedete qui c'è scritto intestazione 1. Intestazione 1, tradotto in HTML, corrisponde a H1, un tag HTML. Comunque io sto dicendo che questo deve essere formattato come un'intestazione. Allora, io non ho selezionato il testo, non gli ho dato grassetto, non ho selezionato il font, non ho fatto niente di niente, cioè ho lasciato decidere al template quella che sarà l'impaginazione del testo. Altrimenti avrei potuto, qua mettici testo normale, e poi formattare questo testo a mio gradimento. Questo è il risultato, due righe, una foto, decisamente il sito è già esteticamente molto più gradevole di prima. Come vi ho anticipato, voglio inserire una pagina, come trovarci, dove ci sia un bel link ad una cartina su Google Maps. Anche in questo caso, sebbene non dovremmo, diciamo, scrivere nulla, però quantomeno dovremmo vedere un minimo di HTML. Adesso vedrete perché. Allora, la prima cosa che io faccio quando voglio inserire nel menu una nuova voce di menu, io devo specificare che cosa voglio inserire. Clicco su Seleziona e compare questo box che vedete adesso. Ho tante opzioni: contatti, articoli, categorie di articoli, newsfeed, gestione di testi, tutto quello che state vedendo qua. Allora, se voglio incorporare qualche cosa, come in questo caso una cartina, io potrei fare come cosa semplice quella di mettere un link direttamente alla cartina, quindi vado sul link web. Il problema però è che poi quando la persona ci clicca esce dal sito e va sul sito di Google. Qui c'ho come opzione wrapper e sotto c'è scritto iframe. Iframe nel linguaggio HTML significa incorporare una pagina dentro un'altra. Quello che noi faremo sarà andare su Google Map, selezionare la cartina che vogliamo, chiedere a Google di darci il codice HTML da incorporare dentro il nostro sito e tramite questa opzione iframe lo incorporeremo. Adesso vedrete. Allora, io clicco lì su iframe, poi vado su Google, ho selezionato esattamente la via e il punto dove siamo noi adesso. Prima ho selezionato l'indirizzo, guardate i passaggi, prima ho messo l'indirizzo, compare la cartina. Poi clicco su questo pulsante che indica collegamento, compare quest'altro menu. Se dovete dare una cartina a qualcuno via mail, copiate questo link e glielo mandate. A noi invece interessa, vedete c'è scritto personalizza e visualizza in anteprima la mappa incorporata, ci interessa incorporarla nel nostro sito, per cui clicchiamo qui. Comparirà quanto vedete. Sono andato troppo avanti, ecco, guardate, compare questo box dove c'è tutto il codice HTML per incorporare la mappa. Anche senza bisogno di studiare l'HTML, quello che ci interessa è, qui ora non si legge tutto, qui ci sarebbe stato scritto poco sopra del testo leggibile, iframe, tutta una serie di opzioni, poi a un certo punto arriva src che sta per sorgente, uguale, apri virgolette, tutto quello che ho selezionato, chiudi virgolette, eccetera. Non so se riuscite a leggere, qui c'è scritto di nuovo iframe. Tra il tag iframe iniziale e quello finale c'è ciò che ci interessa, ma non tutto, a noi ci interessa solo quello che è tra le virgolette
riferita a SRC, sorgente, poi guardate, qui c'è scritto http, due punti, //, con indirizzo. Questo che ho selezionato è esattamente l'indirizzo di questa cartina per incorporarla nel nostro sito. Seleziono questo indirizzo, lo copio, torno su Joomla e vedete che nella nuova voce di menu che ho creato, che è i frame wrapper, c'è URL ed è qui che io vado a incollare ciò che appena ho copiato da Gmail. Praticamente sto dicendo l'indirizzo della pagina che devi incorporare è questo. Salvo e vado a vedere il risultato. A questo punto nel nostro sito, cliccando su dove siamo, compare la cartina. La prima volta che uno fa questa cosa può sembrare molto complicata, in realtà abbiamo solo preso un indirizzo di una pagina e l'abbiamo dato al iframe wrapper e lui l'ha incorporato dentro il sito. Adesso vediamo un'altra piccola personalizzazione che è possibile fare sul template. Guardate qua, qui c'è scritto, se è qui, due punti, home, freccettina, dove manca la parola siamo, perché è andata a capo. Questo è un problema del template, con le opzioni non ci sapeva. Io qui vi faccio vedere sul titolo di esempio che agendo di nuovo sul CSS si può correggere il problema. Questa è la modifica, questo è il prima, questo è il dopo, quindi il problema è risolto. Ho rifatto tutta l'operazione di prima, sono andato in personalizza CSS e ci ho aggiunto questa scritta no wrap, vuol dire non a capo, quindi io sto dicendo non andare a capo. Non ci soffermiamo oltre su questa cosa, tanto come ho detto è solo un esempio, che è solo un invito allo studio vostro personale di CSS. Allora, ho detto finora un sacco di cose, faccio un breve riepilogo. Siamo partiti da un'installazione standard di Joomla, abbiamo tolto tutti i contenuti d'esempio tranne quelli che ci interessavano, tipo la home, tipo contatti, tipo il tasto cerca. Poi abbiamo scelto un template, abbiamo scelto l'opzione del template e l'abbiamo personalizzato. Poi abbiamo cominciato a inserire contenuti, abbiamo inserito la pagina che siamo, la pagina cerca e ora continuiamo a inserire contenuti. Questo era per fare un riepilogo di ciò che stavamo facendo. La pagina cerca più o meno è già pronta, scegliamo quella che già c'era nei contenuti ad esempio di Joomla. L'unica differenza è che stavolta ci inseriamo informazioni reali, quindi ruolo, email, indirizzo, città, eccetera, un testo di presentazione, può contattarci per informazioni, eccetera. Salviamo e andiamo a vedere il risultato. Il risultato è questa pagina, l'utente qui ci può inviare un messaggio. Se il sito è su un provider tipo Aruba funzionerà, se è locale no. Questo ve lo dico subito, qua è specificato. Il motivo è che nell'installazione di Joomla che abbiamo fatto nel primo incontro e che abbiamo ripreso nel secondo non abbiamo assolutamente configurato l'email, la spedizione di mail tramite il sito. Qui vi faccio vedere come si fa, nella maniera più semplice in assoluto. Ci sono tanti modi per configurare l'email e ne ho scelto uno che credo sia la portata di chi non ha mai configurato un servizio email, ovvero, primo punto, vado su Gmail e mi creo un account, che è questo qui. Poi, secondo punto, vado sulla configurazione globale di Joomla, clicco su sistema e nella pagina sistema mi compare l'impostazione dell'email, che è completamente diversa da quella che vedete qui.
come funzione mail, lassù in alto predefinita, non c'è SMTP, ma c'è PHP mail o qualcosa del genere. Il problema è che il PHP mail, cioè la spedizione delle mail tramite PHP, funziona solo e soltanto se PHP è stato configurato per la spedizione delle mail. Allora, se avete fatto l'installazione standard che vi ho mostrato io, non lo è. Se magari andate su un provider internet e vi fornisce lo spazio per Joomla, probabilmente PHP è già configurato e quindi non ci sarebbe da fare nulla. Nel caso in cui il sito sia sul vostro computer, procedete in questa maniera. Mettete funzione mail SMTP. Mail da, dovete obbligatoriamente mettere lo stesso indirizzo email con cui avete creato l'account su Gmail, anche perché se ce ne mettete un altro, Gmail lo cambierà comunque in automatico. Poi, nome del mittente, questo lo lasciate stare com'è, tanto è una scritta che verrà ignorata, però non modificatela. E questi sono i parametri necessari per far funzionare l'invio delle mail, ovvero autorizzazione SMTP va messo su sì, sicurezza SMTP SSL, porta 465, nome utente, password e qui questo indirizzo. Non stiamo ora ad approfondire il perché questi parametri, semplicemente se uno vuole spedire le mail con un account Gmail, i parametri sono questi e non altri. E non possono essere altri se non funziona. Andiamo avanti. Scusami, non ho capito. Torna indietro. No, non ho capito che tipo di mail sono queste, perché tu prima hai nei contatti, per cui contatti che io ricevo, o ho capito male io. Cioè, mi sembrava che tu stessi configurando la pagina dei contatti, quelli che io ricevo come sito. Non riesco a capire perché stai configurando invece l'uscita di mail con un ulteriore account. Cioè, se mi puoi fare un esempio di che cosa ti serve. Allora, l'utente va sul sito, scrive un messaggio diretto a me. A me che sono, diciamo, l'amministratore. Sì, il problema è questo. Il messaggio parte dal sito. Allora, ogni messaggio, tutte le mail hanno bisogno di un mittente, questo è il primo punto. Quindi io qua ho bisogno di stabilire chi è il mittente. In questo caso sarà il servizio cliente del sito e questo mittente deve avere un indirizzo email che è quello che ho associato al servizio clienti. Quindi l'utente va sul sito, io riceverò un'email con scritto mittente servizio clienti, email galgasport@gmail.com, oggetto e corpo del messaggio quello che l'utente ha scritto nel sito. Praticamente qui Joomla si sta comportando come un programma di posta e come un programma di posta va configurato, altrimenti Joomla da solo con le sue uniche risorse non è in grado di spedire un'email. Quindi se il PHP su cui si basa Joomla non ha la possibilità di inviare l'email, perché ho fatto questa ipotesi che è valida quando il sito è sul nostro computer, allora Joomla cosa fa? Si collega a quell'account su Google e fa spedire a Google l'email, perché Joomla da solo non sarebbe in grado di farlo. Se io non configuro nulla, semplicemente l'email non parte e ricevo un messaggio di errore quando nella pagina dei contatti provo a spedire un'email. Poi è una prova che potete fare voi nel vostro computer, fate tutti questi passaggi, vi configurate la pagina contatti, entrate come utente, scrivete un'email e succederà un errore, perché non è possibile nel mondo di internet spedire un'email senza un mittente. Questo mittente è il servizio SMTP, che è questo che serve per la spedizione delle mail, deve essere comunque configurato in Joomla, altrimenti l'email non partirà mai. Casomai ci soffermiamo più avanti su questa cosa, se è il caso di trattenerci ulteriormente.
vedo dalla faccia che non sono stato capito. No, no, scusami, non è che non riesco a capire, forse non ho mai utilizzato questa funzione, per cui non capisco. Allora stavo pensando tra me e me che avrei guardato questa configurazione. Perché cioè io su pagina dei contatti ricevo contatti come utente, non spedisco, forse mi stai parlando di una funzione che io non conosco, allora stavo pensando ci vado a guardare. Allora, l'utente non fa nulla, l'utente scrive un messaggio, clicca su invia e il messaggio parte, quindi il messaggio viene spedito dal sito per conto dell'utente. Cioè io, ad esempio, la pagina contatti l'avevo usata, io sono un utente qualsiasi non registrato estraneo. Esattamente. Voglio fare una domanda al sito Galga Sport. Sì. Avete le racchette da tennis? Faccio la domanda. Io ho visto che praticamente parte questa email e arriva alla mail che è associata all'amministratore di Joomla direttamente. Per quello dicevo, forse questo è un tipo di utilizzo che io non conosco. Nel caso specifico, l'email arriverà all'amministratore del sito e volendo in copia all'utente. Sì, esatto. E io pensavo fosse sufficiente questo, per questo non capivo questa configurazione ulteriore. Allora, io amministratore ci avrò il mio programma di posta dove riceverò le mail. Sì, certo. Queste mail che mi arriva da Joomla, quale emittente avrà? Cioè, scritto sito, nome del sito. Non basta, ci vuole anche un indirizzo email. E soprattutto un indirizzo email che sia reale. Boh, infatti dico vado a guardare, non so. Perché l'email che arriva praticamente fa lo stesso percorso di una qualunque altra email. Quindi qui Joomla è come se l'utente fosse andato invece che su Joomla, sul proprio programma di posta, avesse inviato un'email. Comunque il servizio tramite cui l'email deve essere spedita deve essere configurato. Poi, se la funzione mail non è SMTP, che è quella che si usa nei programmi di posta, ma è PHP mail, allora non ci sarà bisogno di fare nulla. Ma perché a priori il provider, prima ho fatto l'esempio di Aruba, avrà già configurato sui propri server la possibilità di inviare l'email tramite il proprio SMTP interno, cioè questa cosa diventa... Forse allora sarà questo il mio caso, questa, per cui non capivo questo. Praticamente io amministratore non vedrò mai questo SMTP, ma perché il provider l'ha già configurato per me. Allora forse è questo. Quindi, ancora più, per dirla più esplicitamente, se questo sito, invece di farlo sul mio computer, l'avessi fatto su un provider, faccio sempre l'esempio di Aruba perché è l'unico che conosco con siti Joomla installati, io in questa configurazione mail non ci sarei dovuto andare per niente, perché tanto è già tutto configurato. Al limite avrei dovuto solo specificare per bene che è il mittente, perché quando mi arriva la posta a casa, io che ci sia scritto sito Galga Sport, voglio ci sia scritto, se no non so nemmeno di che mail si tratta. Però tutta questa parte non ci sarebbe stata. Siccome sul mio computer personale invece non c'è un servizio per spedire le mail, un server di mail, allora io qui mi aggancio al server di mail fornito da Gmail. E questa cosa ha senso soprattutto quando si vogliono fare le prove sul proprio computer per vedere se le mail, come vengono spedite le mail. Ad avanti? No, è chiaro questo, perché probabilmente è come hai detto adesso alla fine. Bene. Quindi era già configurato da solo. Sì. Dunque, facendo un passo indietro, se no perdiamo il filo. Stavamo inserendo contenuti. Questa era solo una parentesi per dire perché la pagina contatti sul nostro computer non funzionerebbe, mentre il remoto sì. Se la vogliamo far funzionare sul nostro computer ci dobbiamo configurare il server SMTP. Detto questo, allora, ho fatto la pagina contatti e ora diamo per assodato che funzioni. Poi vogliamo fare una pagina su Facebook. Ora, per semplicità, ho evitato di fare tutto il discorso delle frame di prima, perché ci sarebbe anche una complicazione. Mi spiego.
magari potrei volere non che la pagina di Facebook o la pagina di Gmail sia visibile esclusivamente senza un testo associato, magari potrei volere che cliccando su dove siamo, facciamo un esempio, mi compaia un testo, siamo nella città tal dei tali, questo è il nostro orario, eccetera, e sotto la cartina. Questa cosa si può fare con Joomla, ma sarebbe stata molto più complicata rispetto al metodo che vi ho fatto vedere prima. Per Facebook, Facebook può essere configurato come frame, può essere incorporato dentro il sito, ma per non fare una cosa troppo complicata, visto che tanto queste sono solo dimostrazioni di ciò che è possibile fare con Joomla, semplicemente stavolta ho scelto come tipo di voce di menu URL esterno, cioè vuol dire link esterno. Ci inserisco il link alla pagina su Facebook del nostro negozio, in questo caso ho scelto la pagina Facebook di Gura@Work, e quindi quando un utente nel menu di navigazione del sito cliccherà su Facebook, andrà direttamente sulla pagina Facebook, che non sarà più incorporata, proprio cambierà sito e andrà su Facebook. Questo può essere anche ragionevole se abbiamo una bella pagina su Facebook che preveda un'interazione con gli utenti. Poi, vabbè, questo è il risultato. Direi che siamo pronti a questo punto per la parte che ci interessa di più, cioè per la creazione del negozio. Ho scelto di creare un negozio, ma avremmo potuto anche fare un sito, un social network, come quello che vi ho mostrato nel primo incontro, quello che ho fatto per gli studenti della mia università. Potremmo fare un sito che magari non è nulla di tutto ciò, magari è qualcos'altro. Potremmo fare un sito al limite per uno studio notarile, quindi una cosa non c'entra assolutamente niente. Allora, andando su questo sito che già vi avevo anticipato nel primo incontro, nel sito che raccoglie tutte le estensioni di Joomla, è un sito in inglese e c'è solo in inglese, anche se le estensioni sono tradotte a volte in italiano, posso sfogliare su questo sito queste 10.000 estensioni e cercare quello che mi serve. In questo caso sono andato sulla voce e-commerce, da quella voce ho trovato poi negozi online, ci sono circa, mi pare, 17-18 estensioni per realizzare negozi online, e io ne ho scelta una, notate bene, che non è che l'ho scelta perché la reputo migliore delle altre, anche perché io ho un negozio online con Joomla, questo è il primo che faccio, Joomla non ho avuto bisogno finora di usarlo per fare negozi. Quello che a me interessa non è tanto focalizzarmi adesso sulla singola estensione, ma vedere come scegliendo un'estensione è possibile veramente aggiungere a Joomla delle qualità che a volte sono delle funzioni che a volte sono veramente professionali e auspicabilmente adeguate a ciò che desideriamo. Dal sito delle estensioni ho trovato a sua volta, perché le estensioni hanno la descrizione, c'è la possibilità di scaricarle, c'è anche un link al sito. Sono andato sul sito wmitalia.net dove c'è un'estensione proprio per la realizzazione del negozio online. È un'estensione gratuita, è software libero, non c'è da pagare nulla per scaricarla. Il sito è in italiano, l'estensione è in italiano. Vi anticipo che per qualche motivo a me la traduzione in italiano non l'ha caricata, mi è venuta in inglese, ma non me ne frega niente perché tanto questo è solo un sito d'esempio, poi per i problemi specifici tanto c'è il supporto, poi lì c'è un forum, c'è anche la possibilità di acquistare a 15 euro un libro che è il manuale di uso di questa estensione. E dimenticavo una cosa, oltre a esserci l'estensione ci sono anche le estensioni delle estensioni, cioè noi adesso vedremo questa estensione, però sappiate
che a questo negozio online sarà possibile aggiungere ulteriori funzioni oltre a quelle che già vedremo, aggiungendo delle estensioni che sono delle specifiche aggiunte a questa estensione. Allora, tema tecnico. Come prima c'era stato un problema tecnico per la configurazione dell'email, adesso c'è un problema tecnico poco carino, perché quando c'è da mettere le mani sul codice, ma d'altra parte se fate prove nel vostro computer vi capita, vi spiego subito qual è il problema. Joomla gira sul server Apache, abbiamo visto, il server Apache, e usa il linguaggio PHP. Allora nel proprio computer, o sul server, dipende, esiste un file che si chiama php.ini. Questo file contiene tutte le impostazioni di PHP. Allora, se il file è su un server remoto, sempre tipo Aruba, questo file di solito non si può toccare. Quando è sul nostro computer sì. Allora il problema è che con l'installazione standard che abbiamo fatto, con il metodo che io vi ho mostrato nel primo incontro, aprendo questo file che si trova qui, etc/php5/apache2/php.ini, lo devo aprire come amministratore, se no non lo posso modificare. Qui c'è upload max size, file size, prima c'era scritto 2m, che sta per 2 mega. Ora questa estensione è 2,1 mega e dava errore. Allora, ho aperto questo file in maniera grafica, con l'editor ho cambiato il 2 in 4, in teoria per evitare problemi futuri ci avrei potuto mettere anche 40, l'importante è che ci abbia messo un valore più alto, salvo, poi da terminare, o riavvio il computer, oppure da terminare do questo comando, fidatevi che è questo, che serve per riavviare il server Apache per fargli caricare la nuova configurazione. D'altra parte, quando si fa un sito si trovano anche questi intoppi tecnici. Scusa, su Aruba che hai detto che non si può modificare? Aruba ha messo come upload massimo 25 mega. Ah, Poi tra l'altro Aruba, se si va nelle opzioni del sito, dà la possibilità non di modificare il PHP, ma di scegliere tra alcuni PHP specifici per configurazione, c'è la possibilità di scegliere un php.ini personalizzato per Joomla. Allora, vado a scaricare il file principale, il pacchetto completo. Scarico, salvo, cosa farò? In questo caso non lo posso installare subito, guardate il nome del file, c'era scritto nel nome del file extract first, cioè questo file va prima estratto perché dentro c'è altra roba. Estraggo e trovo due estensioni, questa è l'estensione principale e questa è un'aggiunta all'estensione, vanno installate separatamente, prima questo e poi questo. E poi qua ci sono le istruzioni che rimandano a questa pagina internet, aprendola ci sono le istruzioni di installazione. Vado in gestione estensioni, che è la stessa pagina dove prima abbiamo installato il template, è sempre quella. Gli do il file principale, gli do installa, compaiono un sacco di scritte che si concludono con un componente installato correttamente e non ci va bene. Qui c'è un avvertimento sulla configurazione di questo sito, ho visto che cos'è, ma ora non c'è tempo di approfondirlo, tanto come vi ho detto, a me ora non interessa focalizzarmi su questa estensione in particolare, ma capire il metodo di ragionamento, poi per ogni estensione ognuno si dovrà studiare il manuale, interagire con la comunità e vedere qual è il problema. Qui nello specifico ci sta dicendo, guarda, nella configurazione deve creare una cartella al di fuori del sito per motivi di sicurezza, tutto qua. Creo questa cartella, la metto nella configurazione e il problema si risolve. Subito dopo l'installazione c'è installa dati di esempio, non gliel'ho dato. Stavolta dati di esempio non li voglio, perché il negozio lo voglio fare da zero con quei tre prodotti che avete prima visto, esistono per davvero, ma non per fare pubblicità a qualcuno, so prima mi sono venuto in mente, tanto è solo per fare un esempio. Poi vado sul setup, go to setup.
qui ribadisco il concetto. Non sarà visto in dettaglio che il tuo matto, ci ho già perso troppo tempo io, vi assicuro, per capire come funziona, perché non era per niente semplice. Vedremo solo un'occhiata generale a quello che ho fatto per creare il negozio. Allora, sono andato. Per prima cosa, nel menu componenti di Joomla, e lì trovo il link al VirtualMart. Notate, c'è due volte, erano due estensioni quelle che ho installato, questa è la seconda, a noi ci interessa solo quella principale, cioè la prima. Allora, questo è il pannello di controllo del negozio, non c'è ancora niente. Allora, ci andranno messi i prodotti, il catalogo dei prodotti, le categorie dei prodotti, i rifornitori, i metodi di pagamento, i corrieri, eccetera. Esattamente quello che faremo. Allora, cosa faccio? Creo la lista dei prodotti. Ora, io qui ve le faccio vedere in un ordine logico. In realtà vi dico che ci ho dovuto perdere un po' di tempo, perché prima dovevo definire le categorie dei prodotti, poi i produttori, poi le categorie dei produttori, insomma devo fare le cose in un certo ordine alla fine per poter inserire i prodotti da ultimo. Comunque, qui ho scelto tre prodotti, qui dove c'è il media file 111 sono le foto, tutto qua. Qui ci ho messo i prezzi e la categoria dei prodotti e i produttori. Andiamo avanti. Categoria dei prodotti, ho creato le categorie che poi sono le stesse che posso vedere dal sito. Ad ogni categoria ci ho associato una foto, cioè qui c'è 111, quella è una foto, e ci ho messo la descrizione delle categorie. Poi, magazzino. Se io non dico che nel magazzino questi prodotti ce l'ho, l'utente non li può acquistare, perché automaticamente verrebbe messo tutto a zero. Allora qui definisco che in stock ho 100 articoli per ciascun prodotto. O meglio, quando vado su articolo definisco che ho, mi pare, 100 articoli e poi dopo compaiono qua. Ora non ricordo bene questo passaggio, comunque questa è la pagina del magazzino. Preciso, per ognuna di queste voci poi ci si clicca, ci sono tutta una miriade di opzioni, perché deve essere un negozio vero, cioè quando vado a inserire un articolo ci devo anche mettere il peso e le dimensioni, perché poi quando l'utente va a acquistare, il prezzo del corriere deve venire sulla base di quello che ha acquistato. Cioè questo sì, è un esempio, ma un esempio di ciò che si potrebbe fare realmente. Qui ovviamente non ho specificato dimensioni, non ho specificato nient'altro. Questa è la lista dei produttori. Poi c'è la categoria dei produttori, ci ho messo una categoria sola, tanto è solo un esempio. L'elenco degli ordini, uno solo, che l'ho fatto io. Ora, scusate, ma c'è ordine cancellato, non volevo spendere 50 euro, proprio non era il caso. Informazioni sul rivenditore. Il rivenditore, che poi alla fine è il negoziante, ovvero è il negozio stesso. E ho immaginato un sito galgashop.com che non esiste, proprio non esiste nel mondo nessun sito che si chiami Galgashop, questo ho preciso, ci ho messo un po' per trovare un nome per essere sicuro che non esistesse già. Non esiste nemmeno la SRL Galgashop. Qui è importante metterci la moneta, perché sennò va a finire ci pagano in dollari o altre monete strane. Che poi in realtà non è un problema, perché dopo, come metodo di pagamento, no, metodo di pagamento è dopo, questo è il corriere, ci ho messo il primo che mi è venuto in mente, poteva essere qualunque altro corriere italiano. Come metodo di pagamento ci ho messo PayPal, che è la cosa più semplice, anche se non è la più economica, per noi che vendiamo non è la più economica, perché PayPal si prende percentuali abbastanza alte. Il 3%. Di più, a me pare il 4, più un costo fisso iniziale, cioè un costo fisso iniziale più una percentuale sul, perlomeno su quando io ho usato PayPal, questi hanno cifre, se poi l'hanno cambiato in meno tanto meglio. Però PayPal per noi amministratori ci resta semplicissimo, perché alla fine praticamente non dobbiamo fare nulla, siccome qui è già tutto predisposto, io do PayPal, basta avere un account su PayPal, ci viene il pagamento e quindi non c'è bisogno
di ammattire a fare un collegamento con un'altra banca italiana, come c'hanno altri siti, tipo su tanti siti ho visto Banca Sella oppure altre banche. Qui di default non ci sono, magari cercando tra le estensioni di questa estensione oppure nel forum si troveranno anche altre possibilità. Qui oltre a PayPal ci sono altre opzioni che però io non conosco, probabilmente si riferiscono a metodi di acquisto che si usano in America. E qui sono ritornato in gestione mobile. Vi ricordo che sul negozio che avete visto nell'anteprima iniziale, sulla sinistra c'erano tutte delle opzioni, cioè c'erano gli elementi che a me qua interessano, tipo cerca nel negozio, le categorie, la carta d'acquisto, eccetera, cioè tutti questi elementi del mio negozio io li devo posizionare nel template. È il discorso che abbiamo fatto prima. Queste sono le posizioni che io ho stabilito. Notate qua tutta questa serie di left, perché alla fine ho voluto mettere tutto sulla sinistra. Quell'altri, diciamo che mi stavano bene dove erano, anche perché per lo più questo e questo l'ho disabilitati, ho lasciato solo questo che non vedo neanche, meno utente, niente, quello non c'entrava nulla. Poi voglio che il catalogo compaia nel menu, stesso discorso, vado prima su nuova voce del menu. Adesso quando seleziono il tipo di menu compaiono delle nuove voci che prima non c'erano. La voce che scelgo è questa, Virtual Mart Category Layout. Prima ovviamente non c'era perché questa estensione non c'era. Questo è il risultato. Abbiamo finito il sito, non questo incontro, c'ho altre cose da dire, ma ci abbiamo sempre 10 minuti. Più o meno siamo in orario su quello che aveva il programma. Ecco come compare il sito. Ricapitolando, siamo partiti da un'installazione standard di Joomla, apparentemente in un'ora si è fatto questo sito, in realtà ci vuole molto più tempo. Ora, se la cosa finisse qui, secondo me non sarebbe bello, perché noi non ci vedremo più, però io questo sito ve lo voglio lasciare per farci i vostri studi, le vostre prove, eccetera. Io prima vi ho dato un link, qui ve lo ridò. Quando mi metterò d'accordo con Nudo, visto che prima ci ha già detto ci sono dei problemi a caricare il file sul sito, questo sito non sarà più al link che lì ho indicato. Ah, non c'è un sito su Joomla Expert, c'è solo quel file, ve lo dico subito. Allora, scaricate corsojoomla.zip e lo salvate sul bar www, dando per scontato avete fatto la stessa installazione che vi ho mostrato nel primo incontro. Il file sarà su scaricati. Siete entrati sul bar www come amministratori, se non vi ricordate come si fa, vi riguardate le slide del primo incontro e ci copiate il file. Poi va estratto, eccolo qua, estrai qui. Importante quando si fa un sito, che sia in remoto che sia locale, è sempre mettere permessi. Qui ho dato lettura e scrittura sia al proprietario, al gruppo, ad altri, consentire esecuzione e poi applica permessi a fare contenuti. Quando si fa un sito in locale, se si fa così, praticamente c'è permessi per tutto e siamo sicuri di non avere problemi su permessi. Una volta impostati i permessi, vado all'indirizzo localhost/corsojoomla, automaticamente partirà l'installazione. Guardate, è un'installazione molto simile all'installazione di Joomla. Ci sarà prima una pagina in cui verranno controllati tutti i requisiti, la versione PHP, le impostazioni opzionali, eccetera, qui non si vedono, sono tutte verdi e vi dico che vanno bene. Poi ci sarà da ripristinare il database del sito. Se il database non ce l'avete va creato. Vi rimando sempre alle slide del primo incontro dove mostro come si fa. Qui sono entrato su PHP admin, gli ho dato crea database, ho creato il database Joomla. Ritorno alla pagina del ripristino del database. Questo è il backup del sito che ho fatto, però l'ho svuotato di tutte le mie password, quindi ho tolto la password del database, la mia password di amministratore
e la password dell'SMTP, cioè dell'account Gmail visto prima. Quindi quando si va su parametri di connessione al database, qui ci vanno messi quelli reali vostri sul vostro computer. E infatti il campo password che è vuoto. Poi inserite le informazioni che volete per il sito. Il sito Gagasport non esiste, ci metterete quello che vi interessa, o se proprio vi piace lo lasciate com'è. E qui le impostazioni dell'amministrazione. Allora, questo è nella stessa pagina, guardate, questa è la stessa pagina, solo il nome centrale, una schermata sola. Qui si inserisce informazioni, si scorre la pagina, più giù c'è la possibilità di inserire la password dell'amministratore e un'email reale. Se vi dimenticate questo passaggio, la password che sarà messa in automatico è corso Joomla, perché ho stabilito così. Ve lo garantisco al 99%, quindi comunque mettetecela, perché c'è quell'1% e a volte rimanesse senza password. Finito, se vi ricordate, nell'installazione di Joomla bisognava togliere la cartella di installazione, qui è la stessa cosa. C'era il pulsante per rimuovere la cartella e qui c'è un link. Ci cliccate. Se avete messo i permessi che ho messo io prima, non ci sarà nessun errore, la cartella verrà eliminata e il sito sarà installato. Il passaggio successivo, nel caso in cui il sito sia sul proprio computer, ritornate un attimo qua sulla pagina impostazioni mail. E se volete ripetere quello che io ho fatto, cioè metterci un account Gmail, ci mettete sia un account Gmail ma il vostro. Io qua ho tolto la password, per cui non funzionerà questo. Ora, rimangono ancora 5 minuti e nelle conclusioni voglio parlare un attimo del perché proprio Joomla, che è una domanda che una di voi mi ha fatto per email. Bevo e vi rispondo. Beh, la risposta è quella che io ho scritto, cioè alla fine. Avete visto che comunque un Joomla è possibile fare siti complessi con uno sforzo di apprendimento che non è esagerato. La parte più complicata qui alla fine di tutto quello che avete visto sarebbe stato imparare per bene a usare VirtualMark. Ma magari nei vostri siti non vi interessa fare un negozio, magari vi interesseranno altre cose. E magari la personalizzazione del template, ma questo è un problema poi che ritroverete con qualunque altro sito internet. Questi sono i motivi da non sottovalutare. Il fatto principale: si tratta di software libero con tutti i vantaggi che ho descritto nel primo incontro. Vorrei anche fare un'ulteriore considerazione che riguarda la curva di apprendimento. Oggi non è potuto venire un mio amico esperto di Drupal, che è un altro CMS tipo Joomla, che ha una curva di apprendimento un pochino diversa, è un tantinello più complicato. Ora io qui ho voluto rappresentare esattamente cosa intendo. Allora, è chiaro il concetto, sì? Questa è la curva di apprendimento di Drupal. Mi ha detto che ci sono voluti mesi e mesi per capire come funziona. E invece Joomla si capisce alla fine dopo alcune prove. Queste sono le curve di apprendimento di altri CMS. In particolare oggi sta andando tanto di moda WordPress, che può essere un'alternativa a Joomla. Io in realtà vi dico che non lo uso, non lo conosco da quello che ho visto. Comunque c'è un crescente interesse e ci sono anche con WordPress, che comunque è nato come sistema specifico di blog, c'è la possibilità di fare cose che non sono blog
ripeto, non sono un esperto, però comunque le curve di apprendimento sono paragonabili. Ora, qui non c'è una base scientifica in questo grafico, però l'idea è che comunque Joomla o WordPress o un altro sono CMS semplici da imparare rispetto ad altri tipo Drupal che veramente sono da un bel calvario. E il risultato finale è uguale? Dipende, magari su Joomla provo in maniera specifica l'estensione precisa che mi serve per fare quello che c'è da fare. Questo è il motivo tra l'altro per cui io per la prima volta mi sono avvicinato a Joomla. Io avevo bisogno di fare un sito per la condivisione files, vi rammento sempre quello, avevo trovato un'estensione per Joomla che faceva questa cosa. Allora, non avevo mai usato Joomla, ho trovato quell'estensione, praticamente nel giro di 2 giorni ho subito creato un sito Joomla con quell'estensione. Questo vi dà la difficoltà del tempo di apprendimento, cioè per uno che già un pochettino è pratico di computer, mettere su un sito Joomla può essere anche una questione di un giorno o due. Poi chiaramente per impararlo per bene ci vuole più tempo. Io non so, magari a seconda di quello che c'è da fare può darsi che su WordPress ci sia qualcosa di più adeguato. Io questo non lo so, ma lo uso. Quello che so invece è che di certo Joomla c'è un bel pacchetto molto ampio di estensioni, perché insomma 10.000 non è uno scherzo. Andando a vedere la cosa un pochettino più da vicino, in maniera analitica, se qualcuno ha questo tipo di interesse, al link su indicato c'è un confronto a livello di funzionalità tra CMS. Il confronto è sempre tra i 3 in classifica, cioè Drupal, Joomla e WordPress, che alla fine sono quelli più diffusi. Quello che viene fuori alla fine, da quello che ho visto, è che i risultati sono più o meno equiparabili. La diffusione, ora guardatevi un attimo le percentuali, dalle percentuali si vede comunque che WordPress è più diffuso di Joomla, però notate, piccolo particolare, che queste percentuali piccole si riferiscono a tutti i siti web esistenti, stiamo parlando di milioni di siti, cioè anche sono due percentuali, scusate un secondo, ora non mi ricordo, l'ho scritto. Allora, con il 2,3% sul totale 12% tra i siti web e 56% tra i CMS. Sì, allora Joomla tra i CMS raggiunge il 10% di diffusione, ci sono centinaia e centinaia di CMS, sul totale dei siti il 2,3%, che uno dice una percentuale piccolina. Sì, percentuale piccolina, ma significa che almeno 2 siti su 100 sono fatti su Joomla. Ci abbiamo milioni e milioni di siti, io non saprei neanche quantificarli, per cui sono comunque cifre abnormi. Quello che voglio sottolineare è che comunque tutti questi sistemi, WordPress, Joomla e Drupal e tanti altri a seguire, sono tutti fatti su piattaforma LAMP, Linux, Apache, MySQL e PHP, e sono tutti software libero, per cui alla fine è una scelta tra sistemi liberi. ASP invece è un sistema di Microsoft proprietario e è, come vedete, da queste percentuali è decisamente meno diffuso. Poi qui vediamo un grafico che è in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto prima, cioè se da una parte questa curva è Drupal è quello più complicato da imparare, è quello meno usato, questo grafico rappresenta le offerte di lavoro, cioè le offerte di lavoro sono più per Drupal, questo è Joomla e questo è WordPress, cioè più è facile da usare CMS e minori sono le offerte di lavoro, proprio perché lo sanno usare tutti, chiaramente dove c'è una specializzazione su una piattaforma magari c'è più richiesta. Joomla è un livello intermedio e comunque, come vedete qua sul finale, si sovrappone a WordPress, per cui in ambito lavorativo oggi siamo lì. Poi ho fatto un altro tipo di ricerca, questa si potrebbe chiamare una ricerca proprio di mercato. Sono andato su Google Trends, non so se lo conoscete, è un motore di ricerca dentro Google che permette di fare un confronto tra le parole chiave selezionate dagli utenti.
Qui ho fatto il confronto nel tempo tra le parole chiave Joomla, WordPress e Drupal. E vedete nel tempo che si era a metà del 2009 e l'interesse per Joomla e WordPress erano analoghi. Poi piano piano l'interesse per WordPress è cresciuto, io aggiungo, e la maggior parte dei siti comunque non sono siti molto complicati, credo che comunque la maggior parte sono tutti blog, quelli fatti con WordPress. L'interesse per Joomla invece è scemato, l'interesse per Drupal più o meno è rimasto costante, probabilmente perché è proprio un prodotto di nicchia. Vediamo se c'è altro. Io concludo dicendo che secondo me Joomla è una scelta buona e valida tra le possibilità offerte dal software libero. Sono le 6:34 e abbiamo concluso. Sì. Grazie. Grazie, grazie. Se ci sono altre domande potete farle fino alle 7 l'università è aperta. Io volevo un'indicazione sul software. Dreamweaver non è un software libero, non credo che sia nemmeno un software adatto per fare siti dinamici, perché credo sia proprio io onestamente l'HTML e CSS me lo scrivo a mano come metodo tipo 9 base per capire, purtroppo non per i Windows. Che sono blocco editor più evoluti, però in questo momento non ti so rispondere, perché quando ho bisogno di fare una modifica su CSS vado su uno dei due siti che avete visto prima, quello in inglese dove c'è tutto il riferimento su CSS, lì trovo tutta la descrizione, se non me la ricordo, e mi scrivo a mano quello che mi interessa. Questo è il mio modo di operare, anche perché una volta imparato poi alla fine le parole chiave che uso sono alla fine sono sempre simili. Era solo senza quelle serie idee anche. No, io non uso. Perché arriva proprio un layout grafico partendo da zero, per fare piccole modifiche. Però basta. Sì, allora se vuoi creare un layout grafico partendo da zero, vuol dire ti può creare un tuo template del Joomla partendo da zero. Per fare questa cosa devi comunque conoscere un minimo di PHP e anche di HTML. Poi vai sul sito joomla.it, ci arrivi cercando su Google, trovi creazione template, qualcosa del genere, c'è una pagina dove c'è spiegato passo dopo passo come si crea un template partendo da zero. Viene specificato tutto, si parte da codice HTML, da codice PHP. E quella è la base. Chiaramente è tutto, cioè si trova, ma ci vuole tempo. Sì, sì. Grazie. Grazie. Io non l'ho cercato, non ci ho avuto questo tipo di esigenza, però so che ci sono delle gallerie che sono fatte, cioè, come? Però questa che ho trovato ultimamente con Flash è veramente bella, però non
effettivamente se mi conviene impostarla con... Ti obbliga ad avere sempre un doppio sito. Infatti, un link con le gallerie. Non è il massimo. Comunque ci sono gallerie appunto fatte solo in JavaScript, tecnologie standard, quindi anche si trovano delle gallerie senza flash, anche fatte bene. Tra l'altro tutto... Ecco, casomai puoi provare a cercare se ci sono delle gallerie fatte in HTML5, che è il nuovo standard, con compatibilità per i browser più vecchi che non hanno il supporto per HTML5. Quello che una volta si poteva fare solo con Flash, oggi si può fare con HTML5. Io stavo, per esempio, ciao, ciao. Ciao. Del momento, per favore. Faccio vedere come le due cose sono perfettamente uguali. Grazie mille, ciao. 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 Questo è compatibile anche con il smartphone, sì. Dovresti, siccome lo standard è nuovo, concepito apposta anche per sorpassare Flash, bisognerebbe sempre cercare qualcosa compatibile all'indietro, ma compatibile nel senso già compatibile di suo, non che devi fare un intervento te che fa, di non fare doppio. Ad esempio questo sito, che è quello che ho indicato l'altra volta, questo sito per gli studenti ho fatto veramente giù in alto, aspettiamo un secondo, eccolo qua, ha praticamente questo logo semplicissimo, c'è un testo, un'animazione. In origine quello era fatto con Flash, perché farlo con l'HTML e basta, oppure come immagine dinamica, avrebbe non solo questo, ma avrebbe comportato che il logo invece di essere tipo 100-200k, quello che è, veniva 8 mega. Allora, questo era stato fatto in Flash. Io l'ho rifatto in HTML5 ed è esattamente identico. Questo è in HTML5. Però questo è un lavoro fatto a mano. Sono io. Praticamente poi ho fatto anche una compatibilità con i browser vecchi. Cioè io ho fatto in maniera tale che se uno ha un browser vecchio e non supporta HTML5 viene caricato sempre questo logo, ma in Flash, per chi ha browser vecchi. Chi ha browser nuovi lo apre con HTML5, chi non ha Flash e chi non ha HTML5 lo vedo un'immagine ferma esattamente delle stesse dimensioni. Ci sono anche dei software, ad esempio per la pubblicazione dei video, io casomai ho usato quello, che è lo stesso software adottato dalla mia università, che permette di pubblicare video in HTML5 per i nuovi browser, però mantenendo la compatibilità in Flash come fa YouTube per i siti vecchi. Quindi secondo me te dovresti cercare qualche cosa che già nasce per essere compatibile all'indietro. Invece di cercare proprio come diciamo, come estensione, nel senso qualcosa già fatto in Joomla, sì, che mi gestisca questa cosa con il linguaggio HTML5. Sì, l'HTML5 è davvero uno standard, poi onestamente una galleria fotografica non richiede nemmeno l'HTML5, ci sono delle ottime gallerie che si possono fare diciamo in HTML dinamico, che è un misto di HTML più JavaScript, oppure anche o quella si chiama tecnologia Ajax, alla fine è sempre HTML più JavaScript. Perché in effetti avevo fatto, perché ancora non è online, avevo fatto questo doppio, però mi sembra un po'... Dobbiamo andare un attimo sul sito dell'estensione. Mi sembra un po'...
sembra un po' una forzatura, insomma, infatti. Cioè funzionava, ho provato col telefonino, tutto funzionava. Io mi sono deciso a togliere il banner flash, ma mi sono accorto su Windows 8 non si vede, perché il flash è stato tolto da Internet Explorer. Allora, quando uno apre Windows 8 c'è la schermata con il pulsante principale. Se uno apre Internet Explorer da lì, flash non c'è. Se uno vuole flash deve andare nella visualizzazione desktop di Windows 8 e allora lì c'è Internet Explorer con flash. Questa è una scelta fatta Microsoft, a me non interessa. Praticamente nello stesso sistema operativo ci hanno messo lo stesso browser in due versioni diverse. Fatto sta che l'utente, secondo me, non lo sa, schiaccerà sul pulsante grosso che apre il computer e si trova flash disabilitato, esattamente come su iPhone e su iPad, per cui, visto fra l'altro che quello comunque c'ha sempre il suo 50% di mercato, io questo dovremmo tenere presente. Allora, l'Ombra Extension Directory. Provo ad andare su foto immagini. Galleria, invece ne sono 207. Infatti, per quello, perché poi avevo sempre usato questa foto galleria, però per la 2.5 a me non funziona. Non mi piaceva tanto. Ci sono... è un po' qualcosa di liscio. Magari ti può scegliere una delle più popolari, guarda qui c'è scritto che è progettata per Joomla 2.5 o successivi, è scritto in JavaScript, per esempio, posso andare a parlare questo. Popolare, Joomla 1.5. Provo a vedere se c'era una. Si parlava di HTML5. Sì, io ora non ho fatto una ricerca specifica su HTML5, sto solo cercando una galleria che non usi flash attualmente, che poi alla fine l'HTML5 non è indispensabile. Ma qui c'è demo. Sì, no, non mi piace, devo fare il suo nome. A parte ora che c'è un problema di visualizzazione e poi di dimensione delle due. E questa non è, questa è senza crash. È carino. Ora però faccio la controprova. Vado su strumenti. Componenti aggiuntivi e disabilizzo flash, vedete se va. Allora, eccolo qua, c'è il flash, lo disattivo. Torno sulla demo e la ricarico, vediamo se va. Perfetto. Questo non usa flash, mi sembra carino. Sì, fa bene al video. Veramente c'ho un monitor grosso perché sennò qui può essere un po' scuro. Questo l'ho spiegato di fare. Sì, ma funziona bene questo. Carino. È già risolto. E invece dicevi per i video, se io però ho un collegamento, io metto un collegamento a un video di YouTube, sì, però se lo visualizzo sullo smartphone, non lo so se me lo vede al volo, non credo. Lì non ho chance, però non so, dovrei ricaricarlo. Però sono, se te vuoi usare video su YouTube, chiaramente ti affidi a YouTube, per forza. I video sul la mia università distribuisce video e garantisce si possono vedere anche su iPhone e iPad. Loro usano lo stesso software che ho usato anche io per i video.
io non ho fatto la prova, evidentemente l'hanno fatta loro, quindi il software in questione è questo. Che però tu carichi, cioè carichi sul il locale, cioè il locale, carichi sul tuo sito il. Sì, questo l'ho fatto al di fuori del Joomla. Questo è Flash e HTML5 insieme, perché praticamente c'è la compatibilità con tutto. Però diciamo è ricaricato il sito. Cioè sia su YouTube, scusami di dire, cioè sia su YouTube, se lo vuoi vedere su YouTube ripartito, no, ma qui l'hai ricaricato. Non mi sono spiegato, questo è per uno che vuole caricare siti sul sito, proprio sito, non su YouTube. Cioè, esatto, questo qui non è che fa il collegamento, ma è lì, è sul sito. No, mi chiedo, l'hanno cambiato, qui c'è scritto. YouTube videos e qui. Flash HTML5, questo supporta anche YouTube. Io non so se questo ha un'estensione per essere incorporato in Joomla, perché io l'ho sempre usato separatamente. Però ma sai, eventualmente lo aggiungi come modulo vuoto, ce lo posso mettere dentro. Si può fare subito una ricerca per vedere se c'è un'estensione per usare. GPlayer 5.0. Perché io finora l'ho sempre usato esternamente a Joomla. Allora, però sicuramente un modo di integrarlo ci deve essere. Mettendolo su un modulo HTML. Allora, vediamo un po' cosa viene fuori. Ah, te dici incorporarlo come wrapper, come ho fatto prima. No, come modulo HTML, quello che ci puoi scrivere, quello che ti pare. Allora, qui intanto c'è già. Sì, c'è. Vedo che c'è della roba, qui c'è scritto usa GW plugin. Sì, eccolo qua. Read the box usa GW Player. Non l'ho mai provato, sta per verificarlo. Allora considera che in questo momento io ho Flash disabilitato. Proviamo subito. Funziona. Ci dovrebbe funzionare anche su iPad, iPhone che non hanno Flash. Questo Vidbox già dovrebbe essere un modulo che lo copre. Sì, praticamente questo GW Player è fatto in una maniera tale che è possibilmente richiesto all'utente di codificare il video come H264, cioè in formato MP4, e possibilmente anche in OGG, OGV. Che è quello che adora. Sì, perché? Mi sai, uso CineLR, per cui uso. Benissimo, dovreste salvarlo in entrambi i formati, sia H264 sia. Qui c'è anche WebM, sì, insomma è una versione aggiornata rispetto a quella usata io, insomma in più formati. Perché ci sono dei browser che supportano solo H264, altri tipo Firefox che non hanno per niente il supporto per H264 ma solo per OGG. WebM lo supporta Google e poi non so chi altri. È il nuovo standard per video. Quindi in teoria uno codifica lo stesso video in più formati, le dà questo programmino il quale a sua volta lui sceglie, cioè chi glielo chiede gli dà quello giusto. Sì. Il problema è questo: se io do un formato solo tipo H264, per i browser che non supportano H264 carica l'interfaccia Flash che va a caricare il video in H264. Ma se io Flash non ce l'ho, il video a quel punto non lo vedo per niente. Allora mi conviene quantomeno dargli due opzioni di formato. Cioè, andiamo a vedere. Grazie, per le cose che si fanno ti viene in mente qualcosa. Qualcuno ha detto poesia. Già che c'era il sito, così va a vedere. Sì. Anche quello è fatto con Joomla. Le poesie sono semplicemente degli articoli. Certo. Vado, scrivo articoli. No, ma che Joomla sia. Guarda, io un po' che lo sperimento e sempre da autodidatta e tutto il resto, però è il fatto del raffronto con WordPress, posso dire, io lo preferisco mille volte WordPress, però io ho fatto un sito, quello del laboratorio di ceramica di Maurizio,
dove il sito è Joomla da tanto tempo e ci ho agganciato una sorta di blog che ho fatto in WordPress, cioè sono insieme, no? E sono indicizzati molto diversamente. La parte WordPress è indicizzata tantissimo di più. Cioè immediatamente rispetto a te. Cioè tu metti una cosa su WordPress, dopo poche ore Google te la trova. E su Joomla proprio 3 giorni. Ti posso dire la mia esperienza? Sì, no, perché io questa è proprio un'esperienza mia. La mia è diversa da questa, addirittura praticamente Joomla mi stava indicizzando tutto in tempo reale, tutto quello che stavano scrivendo gli utenti sul sito, però sempre il sito degli studenti. Forse perché avrei messo quello che è un blog. Credo che però la differenza sia il fatto che sia una cosa di social network. Forse quello. Praticamente stava indicizzando tutto in tempo reale. Fatto sta che ci sono state delle richieste di evitare che le chiacchiere private venissero su Google. E io ho messo un file robots.txt e non solo quello, ho seguito tutte le istruzioni riportate su Google, adesso il sito non è indicizzato. Però Google non ha nessun problema a indicizzare Joomla. No, lo indicizza benissimo. Sì, ma anche in tempo reale. Ma come velocità. No, ma forse perché quello lì era social network, forse la differenza la fa non fra Joomla e WordPress, ma fa social network e il sito, ma che non secondo è secondo me di... più semplicemente Google si rende conto di quanto velocemente varia un sito. Perché io ho visto Joomla è indicizzato secondo me, cioè io ho dei siti ridicoli eppure sono, sì, perché, indicizzati bene, o meglio Joomla, non capisco perché. Joomla 2.5 in maniera predefinita ha già l'ottimizzazione per il motore di ricerca, Joomla 1.5 no. Avevo fatto questo discorso l'altra volta a termine della lezione spiegando che comunque Joomla 2.5 ha già tutta una serie di accorgimenti per favorire l'indicizzazione. Ce l'ha anche Joomla 1.5, ma vanno attivati manualmente nella configurazione globale del sito. Sì, no, io c'ho 1.5, adesso questo nuovo era 2.5, infatti è molto bravo. Sì, ma io l'ho scoperto insieme a voi perché l'ho installato per la prima volta per fare questo corso. E poi il discorso degli utenti così è veramente globale. Va bene, ti disturberò se fai qualcosa male anche. Si lavora. Ok, grazie. Ciao. Volevo l'esperienza di condivisione file XML su Joomla, c'è la novità. Puoi spiegarmi? Perché starei cercando, se possibile, penso che Joomla sulle estensioni qualche cosa ho visto che c'è, però siccome in italiano ancora non c'è nulla. Quello che vorrei fare io ho un'agenzia di viaggi, nel mio sito se possibile vorrei che mi arrivassero dei flussi dai vari tour operator dove nel mio sito diventano materiale mio, contenuto mio, e questo so che è possibile attraverso il formato XML. Mi spiego, per esempio, un'offerta di un tour operator X, fai conto, che costa 100 euro netta a me, me la manda direttamente nel mio sito e il mio sito la visualizza come offerta della mia agenzia, non del fornitore, ma della mia agenzia al prezzo che gli dico io. Ma questa cosa, se specifica, dovresti dire quali formati usano i tuoi fornitori. Cioè, quello che ti posso indicare, tipo, sono cercare tra le estensioni feed XML, però faccio un esempio. Se io volessi incorporare sul sito Joomla tutti gli articoli in tempo reale che escono da Lanza, questo lo faccio tramite feed XML. Però i feed XML che vado a... Tipo, le conosci feed XML? Te faccio vedere. Ma più o meno so di cosa si tratta, però cioè, un conto credo che sia arrivare l'articolo, un conto credo che sia quello che chiedi te, infatti è un'altra cosa. Sai, l'articolo ti arriva, te lo visualizzi direttamente, magari sotto ci viene scritta anche fonte Hansa, quello che sia, però cioè, è ricopiare pari pari.
te praticamente facendo questa cosa lì è come se tu fossi, facessi il copia e incolla di quello dal sito dall'Ansa al tuo e te lo fai in automatico. Praticamente sì, è quello che avete descritto. E invece questa cosa che dico io è una cosa un po' più complessa, perché metti il caso che vai, non so, non ci sei mai stato su Expedia o siti di questo genere? No. Che ne so, un sito dove si prenota un viaggio. Non mi è capitato. Alla base so che c'è un'offerta di un fornitore che arriva in un determinato contenitore che si chiama Hub XML, dal quale poi si attinge... Ma che si chiama? Hub? Hub. H-U-B. Ma è standardizzata questa cosa? Sì, credo che... cioè, il codice XML penso che perlomeno per quanto riguarda il discorso viaggi non ho guardato, per esempio, se c'è categorie, vedi c'è categorie, non ho guardato se c'è travel, e gli ho dato alle estensioni, gli ho dato un'occhiata molto veloce. No, c'è tools, vertical market, c'è e-commerce. Ci sta anche se in una di queste magari è su e-commerce, ci sta anche se che se non è questa sottocategoria, bisogna andare via, sai, perché alle 7 così. Sì, allora, io ho anche da mettere tutto a posto. Figurati, allora, scusa, mi faccia la signora davanti e sta sì, sì. Allora qualcosa è uscito. Dio. Quella a tema fatto non ti so rispondere, perché non conosco questo standard, non mi sono mai posto il problema. Ora qui è uscita la roba che non c'entra niente. No, comunque il fatto che comunque mettendo XML sull'estensione qualcosa venga fuori. Ma questo mi pare bene. Però bisogna chiudere, sennò vai tranquillo, sennò poi mi sbattono. Alle brutte faccio una ricerca, se poi trovo qualche cosa ti mando l'email. Ciao Francesco, grazie. Ciao. La carta intestata e ci ha messo, sai, quel tuo.